Ciao a tutti, bentrovati, sono Barbara del canale Sferuzza che ti passa. Allora, oggi andiamo a cominciare la terza e ultima parte del nostro tutorial della canotta Portofino. Allora, fino adesso noi abbiamo fatto praticamente la parte iniziale della canotta nel primo tutorial, la parte centrale della canotta nel secondo tutorial e oggi andremo a vedere come sviluppare questa parte che è la parte della pigna. Come vedete, questo tutorial sarà un pochino più complicato da seguire perché ogni riga sarà diversa da fare. Mentre prima andavamo a fare solamente 3 catenelle, una maglia bassa, ripetitive, in questa parte, ultima parte, sarà un pochino più complicato, ma niente di preoccupante, state tranquille. Ok, vediamo subito, vi ricordo che il filato lo trovate sempre sul nostro sito www.sferuzzachetipassa.com. Dove troverete anche tantissimi altri filati e niente, andiamo subito a cominciare la nostra terza parte. Allora, dopo aver realizzato 20 righe della parte centrale della vostra canotta, andiamo a realizzare il nostro schema. La prima riga che andremo a fare di preparazione è una riga che è costituita da maglie alte e una catenella, sempre ripetute. Partiremo con 3 catenelle per iniziare il lavoro, perché sapete che in 3 catenelle vanno a sostituire una maglia alta come inizio lavoro. Allora, andiamo a vedere subito come realizzarle. È semplicissimo, perché avendo fatto degli archetti da 3 catenelle è molto molto semplice. Allora, noi ci troviamo in questo punto di arrivo e siamo esattamente all'inizio del nostro giro, quando noi abbiamo fatto, scusate che non si vedeva, all'inizio del nostro giro, quando noi abbiamo fatto l'unione del davanti col dietro. Ok, quindi siamo arrivati qui esattamente alla partenza. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, una che serve per svoltare, praticamente andare dall'altra parte, e creiamo una maglia alta esattamente dentro la maglia bassa del nostro archetto, in questo modo. Quindi noi eravamo a metà dell'archetto, abbiamo fatto 3 catenelle, una catenella per svoltare e una maglia alta esattamente nella maglia bassa. Dopodiché faremo ancora una catenella e una maglia alta in mezzo all'archetto, senza andare a prendere nessuna catenella. Semplicemente entriamo in mezzo all'archetto. Di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia alta all'interno della maglia bassa del nostro archetto. Ecco, tutto il giro sarà svolto in questo modo. Una cosa importante che vi ho già detto anche negli altri video, il multiplo della nostra pigna è di 20 maglie, quindi cercate di avere un multiplo di catenelle che sia di 20, un multiplo di 20. Possiamo comunque riuscire ad aggiustare il tiro mentre andremo a fare la prima lavorazione. Però se riuscite a avere questo multiplo sarebbe meglio. Quindi io intanto sto andando avanti a lavorare, una catenella, una maglia alta all'interno dell'archetto e una catenella e una maglia alta all'interno della maglia bassa dell'archetto. Semplicissimo, questo giro è proprio semplice di preparazione. Vedete come si forma questo. Allora, io vi lascio lavorare, finisco anch'io il mio giro, ci vediamo alla fine, dopodiché partiremo con l'effettivo schema per realizzare la pigna. Ok, intanto buon lavoro, ci vediamo tra pochissimo. Perfetto, allora sono arrivata alla fine, ho fatto un conteggio e praticamente mi avanza una chiusura, quindi cosa faccio? Non faccio nient'altro che saltare una maglia alta e facendo una maglia bassa vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella creata all'inizio. Ok, mi si formerà questo buco un pochino più grosso, ma è sul laterale della maglietta, è veramente impercettibile. In questo momento io ho esattamente un multiplo di 20 maglie per poter realizzare la nostra pigna. Allora, andiamo a vedere come si inizia questo schema.
Allora, noi andremo a realizzare, logicamente è stato fatto al contrario, però non è un problema, noi partiremo da qua e andremo sempre in tondo, quindi tutte le righe partiranno da questa parte perché noi stiamo lavorando in tondo. Quindi facciamo sempre 3 catenelle per iniziare il nostro lavoro, mettiamo che siano queste 3 catenelle, quindi vanno a creare una maglia alta, e nello stesso punto faremo un'altra maglia alta, una catenella, 2 maglie alte. Allora, cominciamo a vedere questa prima parte. Quindi io vado a mettere un marcapunto alla partenza per essere più comoda e più sicura. Quindi questa sarà la mia partenza e qua su questa maglia alta vado a metterci un marcapunto, quindi so che tutte le volte che arrivo qui è finito il giro. Allora, quindi noi andiamo a creare subito 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, dopodiché nello stesso buco andiamo a fare un'altra maglia alta. Ora creiamo una catenella e altre 2 maglie alte sempre nello stesso buco, praticamente andiamo a creare un ventaglietto. Così, vedete, si è formato questo ventaglietto. Il nostro schema poi ci dice di realizzare 2 catenelle, una maglia alta e 2 catenelle, lasciando sotto esattamente 2 vuoti e mezzo. Quindi questo è il nostro primo vuoto, il secondo vuoto e questo è il terzo. All'interno di questo terzo ne andremo a fare la maglia alta. Quindi andiamo a fare 2 catenelle e la maglia alta nel terzo, proprio entrando così, semplicemente senza entrare nel punto. E andiamo a realizzare questa parte. La stessa cosa facciamo per la parte successiva, quindi andremo a fare altre 2 catenelle. Saltiamo sempre 2 e mezzo, quindi 2 catenelle e saltando una che è la metà, 2 e 3, nella maglia alta che noi avremo successiva andremo a creare 2 maglie alte come abbiamo fatto per la partenza. Quindi in un punto andiamo a creare 2 maglie alte, 1 e 2. Mentre all'inizio ci diceva di fare solo una catenella, per questo che sarà il centrale della nostra pigna andremo a realizzare 3 catenelle dopo le 2 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 catenelle e nello stesso punto andremo a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2 maglie alte. E si creerà questo ventaglietto leggermente più largo nel centro, ok? Questa praticamente è la metà del lavoro, quindi andremo a ripetere tutta questa parte a specchio dall'altra parte. Quindi cosa vuol dire? 2 catenelle, una maglia alta lasciando 2 vuoti sotto, quindi 1, 2, nel terzo facciamo la maglia alta, 2 catenelle e lasciando altri 2 vuoti, cioè mezzo, 1 e 2, nella maglia alta che troviamo andiamo a realizzare le 2 maglie alte, catenelle, 2 maglie alte. E abbiamo finito il primo multiplo di 20. Mi è finito il filo, andiamo a recuperare un altro gomitolo. Una catenella, una maglia alta. Ecco, io quando faccio l'unione del filo lavoro almeno un punto, in questo caso questa maglia alta, con il filo doppio, dopodiché lascio il lavoro in modo che, vedete, non si vede però rimane bello forte come unione, e vado a finire con un'altra maglia alta. Ok, questa è la nostra prima ripetizione. Questa ripetizione andrà fatta per 20 volte, ok? Quindi 3 catenelle per partire, una maglia alta, una catenella, 2 maglie alte nello stesso buco, 2 catenelle e saltiamo 2 buchi sotto e facciamo la maglia alta nel terzo buco, dopodiché facciamo 2 catenelle e saltiamo altri 2 buchi e nella maglia alta che troviamo andiamo a realizzare un altro ventaglietto formato da 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte.
2 catenelle saltando 2 punti sotto, 2 vuoti sotto, una maglia alta all'interno del terzo vuoto, ne saltiamo altri 2 e nella terza maglia alta che troviamo andiamo a realizzare un altro ventaglietto formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi ripetiamo il tutto. Allora, facciamolo ancora insieme. Quindi 2 catenelle, saltiamo 2 vuoti sotto, nel terzo andiamo a creare una maglia alta, dopodiché facciamo altre 2 catenelle, saltiamo 2 vuoti sotto e nella maglia alta che troviamo qui andiamo a realizzare il centro della nostra pigna, che è formato da 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Ok, 2 catenelle, saltiamo 2 buchi, nel terzo facciamo la maglia alta, nel terzo, proprio nel terzo buco entriamo proprio così, 2 catenelle, saltiamo 2 buchi, mentre nella maglia alta che troviamo alla fine dei 2 buchi realizziamo l'ultimo ventaglietto, che è il ventaglietto di unione praticamente, perché unisce un 20 punti con un altro 20 punti. Ok, vedete? Praticamente questo è il centro della nostra pigna e questo è il centro della nostra pigna. Queste saranno le divisioni che ci sono fra una pigna e l'altra, cioè questa, questa e questa. Riesco a farvi vedere. Ok, realizziamo tutta questa riga e ci vediamo alla fine. Eccoci qua, siamo giunti alla fine del giro. Allora, l'ultimo archetto è formato da 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle e andiamo a chiudere nelle prime 3 catenelle che noi abbiamo realizzato per partire. Quindi faremo sempre una maglia bassissima per tutte le chiusure nella terza catenella di inizio lavoro, quindi maglia bassissima. Per ricominciare il lavoro ci dovremo spostare all'interno di questo archetto. Tutte le volte che noi ricominceremo il lavoro dovremo essere qua all'interno. Quindi cosa facciamo? Faremo una maglia bassissima direttamente all'interno di questo archetto che ci farà spostare così. Spero che riusciate a vederlo. Vedete, mi sono spostata con una maglia bassissima. Allora andiamo a vedere il nostro secondo giro. Il secondo giro ci fa sempre fare, per tutti i giri avremo sempre lo stesso inizio, quindi 3 catenelle, una maglia alta, una catenella, 2 maglie alte nello stesso buco. Tutti i giri partono così. Dopodiché andremo a fare 3 catenelle e una maglia bassa esattamente sopra la maglia alta che abbiamo fatto adesso. Quindi partiamo subito col lavoro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Una maglia alta all'interno dell'archetto, una catenella e altre 2 maglie alte all'interno dell'archetto. E si formerà questo altro archetto, quindi questo è quello, il primo che abbiamo fatto, questo è il secondo del secondo giro. Adesso ci dice di fare 3 catenelle e di creare sopra questa maglia alta esattamente una maglia bassa. In questo modo. Adesso, se vi ricordate, prima abbiamo fatto un archetto con una catenella e un archetto con 3 catenelle. Quello con 3 catenelle era il centro della nostra pigna. All'interno di queste 3 catenelle noi andremo a creare 10 maglie altissime. Quindi carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nell'archetto delle 3 catenelle e creiamo questa maglia altissima. Questa è la prima. Fra una maglia altissima e l'altra ci sarà sempre una catenella, quindi noi andremo a fare una maglia altissima, una catenella, una maglia altissima, una catenella, così per 10 volte.
maglia altissima e catenella, maglia altissima e catenella. Maglia altissima e catenella, altissima e catenella. Ricordo che per fare altissima dobbiamo avvolgere il filo due volte sull'uncinetto, chiudiamo una volta, due volte e tre volte per creare la maglia altissima. Allora ne abbiamo fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne abbiamo da fare altre due. Sempre qua all'interno del nostro archetto, ricordo l'archetto è quello delle tre catenelle, perché quello con una catenella è quello che va a suddividere il lavoro. Quindi noi abbiamo creato il primo archetto di inizio lavoro, 3 catenelle, una maglia bassa e 10 maglie altissime all'interno del nostro archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a chiudere con una maglia bassa sopra la maglia alta che abbiamo fatto prima, in questo modo si va a creare questo. Vi sembra storto perché io qui ho il famoso filo più sottile che è creato dalla viscosa del filato, però basta tenerlo morbido e il risultato è lo stesso. Dopodiché facciamo 3 catenelle e andiamo a terminare la nostra prima ripetizione all'interno del ventaglietto che abbiamo fatto prima, facendo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, questa è la nostra prima ripetizione. Allora, tutto questo si ripete per tutti i giri, cioè per tutto il giro. Ok, andiamo a vederlo un'altra volta, vi seguo ancora per un'altra volta, dopodiché vi faccio finire il giro e ci rivediamo alla fine. Quindi ripetiamo, nostro archetto nuovo l'abbiamo già fatto, facciamo le 3 catenelle, chiudiamo con una maglia bassa sopra la maglia alta. Adesso andiamo a creare all'interno del ventaglio con le 3 catenelle che abbiamo fatto prima 10 maglie altissime. Quindi carichiamo due volte il filo sull'uncinetto, inseriamo, chiudiamo 1, chiudiamo 2, chiudiamo 3 e facciamo una catenella fra una maglia altissima e l'altra. Quindi siamo a 2. Io le conto quando le ho finite, quindi 6 è quella che ho terminato, pardon, 7, 8, 9, 10. Ricontiamo 2, 4, 6, 8 e 10. Ora creiamo una maglia bassa sopra la maglia alta che abbiamo realizzato prima, 3 catenelle e nel ventaglio con una catenella andiamo a creare un altro ventaglio formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Eccoci qua, creata la seconda ripetizione. Vi lascio al vostro giro, finitelo tutto, ci rivediamo alla fine per l'unione finale. Ok, grazie. Eccoci qua, allora terminato il nostro ultimo archetto da 10 maglie altissime, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle,
e andiamo a chiuderci, come abbiamo fatto prima, nella terza catenella di inizio lavoro con una maglia bassissima. Poi, come abbiamo già fatto, entriamo nel centro della nostra, del nostro ventaglio e creiamo una maglia bassa per spostarci, in modo che partiremo a lavorare esattamente in questo centro qua. Allora, il giro che andiamo a fare adesso sarà uguale, cioè più che uguale, ripetitivo, perché non sarà esattamente uguale, ma sarà ripetitivo per 5 giri. Li ricontrollo perché sono 1, 2, 3, 4 e 5 giri esattamente simili. Dico simili perché ogni giro avremo una diminuzione di archetti. Questa diminuzione di archetti verrà in automatico, non dovete fare nient'altro che lavorare, non serve che contate. Adesso vi spiego come funziona. Allora, la nostra partenza è sempre 3 catenelle, una maglia alta all'interno del nostro archetto, una catenella e altre 2 maglie alte all'interno del nostro archetto. Questa è sempre la partenza del nostro giro normale, non cambierà mai. Dopodiché andiamo a fare sempre 3 catenelle come abbiamo fatto prima. Queste 3 catenelle andranno a chiudersi con una maglia bassa all'interno della prima V che si è creata con le nostre maglie altissime. Cioè, quando noi abbiamo fatto nel giro precedente le 3 catenelle e la maglia bassa, siamo partiti a fare la maglia alta e una catenella sulla maglia altissima, scusate, e una catenella fra una maglia altissima e l'altra. In questo momento noi andremo a fare una maglia bassa in mezzo fra una maglia altissima e l'altra dove abbiamo fatto la catenella, quindi una maglia bassa. Ok? Per tutte le maglie altissime si farà questa maglia bassa e 3 catenelle nello spazio della seconda maglia altissima, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e continuiamo così per tutti i 10 le maglie altissime. Non avremo 10 archetti, ma ne avremo 9. Adesso vi faccio vedere. Continuiamo, 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa e abbiamo finito le nostre maglie altissime. Se noi andiamo a contare avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archetti. Questi 8 archetti sono esattamente all'interno dei buchi che si sono formati nelle nostre 10 maglie altissime. Ok? Per andare avanti col giro faremo 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno del nostro ventaglietto il solito ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 catenella e 2 maglie alte. Così è finita la nostra ripetizione. Vediamo se riesco a mostrarvelo bene. Qui noi abbiamo i nostri archetti di partenza che sono sempre invariati. Ok? All'interno dei vuoti che si sono creati nelle nostre maglie altissime andiamo a creare questi archetti formati da una maglia bassa e 3 catenelle. Questa maglia bassa è sempre all'interno dei vuoti fra una maglia altissima e l'altra. Alla fine sempre 3 catenelle e un archetto dove prima abbiamo creato gli archetti. Quindi la nostra ripetizione si vede così. Le ripetizioni successive non faranno altro che diminuire questi archetti. Quindi noi ripartiremo con
un archetto così, 3 catenelle, e all'interno di questo archetto la prima maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa. Comunque io finisco questo giro creato in questo modo con gli otto archetti. Dopodiché vi faccio vedere il giro successivo, poi dopo passerò direttamente al giro di cambio. Se avete comunque dei problemi scrivetemi, che io vi rispondo senza problemi. Allora vado avanti a terminare il giro, se volete ne facciamo un altro pezzettino insieme, così almeno magari capite anche meglio. Allora scusate, ho preso dentro la telecamera. Allora ripetiamo: 3 catenelle, una maglia bassa nel centro delle nostre due maglie altissime, 3 catenelle, maglia bassa, 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 3 catenelle, verso il filo, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 archetti. Dopodiché 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nell'archetto e creiamo un altro archetto sempre formato da due maglie alte, una maglia bassa e due maglie alte. Ecco qua, vediamo che questo, come vedete, ne abbiamo realizzati due. È semplicissimo, perché è una cosa proprio ripetitiva. Allora vi lascio finire tutto il giro, poi facciamo il giro successivo e dopodiché passiamo al giro di cambio, che sarà questo giro di cambio, perché cambierà questa parte qua centrale, il resto rimarrà uguale, però cambierà la parte centrale. Ok, vi faccio lavorare, a dopo. Allora terminiamo questo nostro terzo giro, sempre con una maglia bassissima all'interno delle 3 catenelle iniziali, ok, e ci spostiamo nel centro dell'archetto sempre con una maglia bassissima, per essere pronti per cominciare. Allora, come vi ho detto prima, la ripetizione di questi 5 giri, compreso questo che abbiamo fatto adesso, è la stessa. Quindi noi prima abbiamo fatto, sempre per partire, 3 catenelle, una maglia alta, una maglia bassa e due maglie alte, sempre nello stesso punto, cioè all'interno dell'archetto precedente. Dopodiché 3 catenelle e abbiamo fatto all'interno delle nostre maglie altissime una maglia bassa e 3 catenelle. Facciamo la stessa cosa per quest'altro giro, quindi all'interno dell'archetto una maglia bassa e 3 catenelle, e ripetiamo per tutto. 3, 1, 3 catenelle, una maglia bassa, 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 scusate che ho preso dentro, ok, 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle per arrivare all'archetto, e in mezzo all'archetto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, vi faccio vedere,
Vedete che abbiamo fatto la stessa identica cosa del giro precedente, solamente che nel giro precedente erano 8 archetti, adesso sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questi archetti andranno sempre più a diminuire. Di queste ripetizioni ne dovremo fare 5 che saranno sempre uguali, cioè archetto iniziale, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle e finale con 3 catenelle e archetto finale. Questa ripetizione, ripeto, questi giri devono essere 5, compreso il primo che abbiamo fatto, quindi questo è già il secondo giro che andiamo a fare. Una volta che ne avremo conclusi 5, vi faccio vedere come cambiare fra una pigna e l'altra, cioè questi archetti cambieranno, sia questi che questi qua, aumenteranno. Ok, ve lo faccio rivedere ancora una volta questo giro, ma è veramente semplice. Quindi partiamo con 3 catenelle perché l'archetto l'abbiamo già appena fatto. Queste 3 catenelle vanno a chiudersi all'interno dell'archetto precedente con una maglia bassa, e fra un archetto e l'altro ci sono sempre 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto dopo, 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto dopo, 3 catenelle, 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 una maglia bassa nell'archetto dopo e 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto dopo. Questi archetti sono diventati da 8 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per terminare, sempre 3 catenelle e un archetto all'interno dell'altro archetto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Eccoci qua, hai visto? Abbiamo creato l'altro giro. Allora vi lascio, ne fate 5 di questi giri, ripeto, se avete dubbi scrivetemi che vi rispondo, dopodiché ci vediamo per capire come cambiare questi archetti qua, perché devono aumentare. Vi faccio vedere sul disegno, vedete qua che aumentano. Perfetto, buon lavoro intanto. Eccoci arrivati alla fine del nostro quinto giro di ripetizioni, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi andiamo a chiudere anche questo giro con 3 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella di inizio lavoro. Dopodiché entriamo nel centro del nostro ventaglietto e facciamo un'altra maglia bassissima. Allora andiamo a vedere quindi. Noi siamo partiti con questo giro di preparazione, un giro con solo ventaglietti e maglie alte, un giro con ventaglietti e maglie altissime, quindi 10 maglie alte, e poi questi famosi 5 giri di ripetizione per arrivare a questo punto dove noi avremo un aumento all'interno dei nostri ventaglietti classici. Quindi la pigna si sta formando, adesso vi faccio vedere meglio sul tavolo. Vedete, la pigna si sta formando, quindi sta prendendo la sua forma. In questo momento noi avremo i due ventaglietti laterali che sono sempre la stessa cosa, quindi ventaglietto classico, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Per andare a fare il giro successivo andremo a fare degli aumenti all'interno di questi ventaglietti. Allora, vi faccio vedere subito come si fa. Quindi noi partiremo sempre con le nostre 3 catenelle, una maglia alta all'interno del ventaglietto, una catenella e 2 maglie alte all'interno del ventaglietto. E fin qui non cambia niente. 3 catenelle, e anche per quanto riguarda la pigna non cambierà niente, quindi entrerete dentro l'archetto, farete una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, un'altra maglia bassa nell'archetto, 1, 2, 3 catenelle, un'altra maglia bassa nell'archetto successivo, 1, 2 e 3 e un'altra maglia bassa nell'archetto successivo. Quindi avremo a questo punto 3 archetti, 1, 2, 3.
faremo le nostre sempre 3 catenelle per passare all'altro gruppo di maglie alte, e in questo gruppo di maglie alte, al posto di fare un ventaglietto classico, ne faremo uno a 3 maglie alte, cioè sempre entrando nel centro del ventaglietto andiamo a creare una maglia alta e una seconda maglia alta, una catenella, dopodiché ancora una maglia alta e una seconda maglia alta e una catenella, e ancora per la terza volta una maglia alta e una seconda maglia alta. Questo è un aumento di un ventaglietto con 3 maglie alte, un gruppo, 2 gruppi, 3 gruppi. La parte successiva è sempre uguale, 3 catenelle, entriamo nell'archetto con una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo una maglia bassa, ho preso il filo per errore, una maglia bassa, 3 catenelle e un'ultima maglia bassa. Quindi le nostre 3 catenelle per raggiungere i nostri archetti, e la stessa cosa faremo qui, 3 gruppi da 2 maglie alte, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella, una maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella, una maglia alta, un'altra maglia alta, e abbiamo terminato il nostro aumento nelle solite classiche archetti. Anche questo è un archetto da 3. Tutto il giro va fatto così. Alla fine vi faccio vedere come chiudere, perché si chiuderà in un modo diverso. Vi lascio, finite pure tutto il giro e ci vediamo alla fine di questo giro che vi faccio vedere. Arrivati alla fine del giro, vi faccio vedere come chiudere il nostro ventaglietto con l'aumento. Quindi facciamo sempre le nostre 3 catenelle. Allora, quando siamo partiti abbiamo fatto 3 catenelle, una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. Quindi qua manca un gruppo di 2 maglie alte che andremo a fare. Quindi entriamo dentro nel centro del nostro ventaglietto e andiamo a creare 2 maglie alte. E una catenella che andremo a chiudere nella terza catenella di inizio lavoro. Questo non cambia mai, quindi una maglia bassissima per andare a chiudere la catenella. Vedete, il nostro ventaglietto è adesso pronto con l'aumento. Allora andiamo a fare il giro successivo. Nel giro successivo avremo un altro aumento ancora, quindi al posto di avere 3 gruppi da 2 maglie alte ne avremo 4, quindi 2 ventaglietti completi all'interno dei ventagli che abbiamo creato prima. Quindi questi 2 ventagli all'interno di questi 2. E per quanto riguarda la pigna non cambierà nulla, sempre continueremo con le nostre 3 catenelle. Allora, quindi ci spostiamo sempre all'interno del nostro ventaglio con una maglia bassissima per poter partire. Creiamo 3 catenelle, una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. E questo sarà il primo ventaglio che noi andremo a creare. Quando arriveremo al fine giro, qua ne creeremo un altro. Per quanto riguarda la pigna, sempre 3 catenelle, e all'interno degli archetti andremo a fare le nostre solite maglia basse 3 catenelle. Quindi una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. E siamo arrivati ad avere 2 ventagli, quindi la nostra pigna diventa sempre più a punta. Adesso faremo 3 catenelle e andiamo all'interno del primo ventaglio completo e vi faccio vedere come sono gli aumenti. Quindi noi entreremo all'interno dopo le 2 maglie alte iniziali, quindi entriamo qui e facciamo il primo ventaglio completo, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Dopodiché faremo una catenella di divisione
e al, in mezzo alle altre due maglie alte che noi abbiamo creato, dove c'è la catenella che abbiamo fatto prima, creeremo un altro ventaglio completo. Quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Perfetto, questo qua è il nostro nuovo aumento. Vedete che abbiamo creato due ventagli completi all'interno di questi due del primo aumento che abbiamo fatto prima. E proseguiamo così, sempre facendo le 3 catenelle, entrando poi negli archetti, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. 3 catenelle per arrivare all'altro gruppo di maglie alte e facciamo il primo ventaglio completo, quindi maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, tutto nello stesso buco, una catenella di separazione e nel buco seguente faremo sempre un altro ventaglio completo, quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, facciamo sempre le nostre 3 catenelle e andiamo a creare qua dentro, all'interno di questa parte, un archetto completo. Così andiamo a finire il giro come l'abbiamo cominciato, con il suo aumento. Adesso vi spiego anche perché stiamo facendo questi aumenti, perché non ve l'ho spiegato prima. Voi direte: ma perché andiamo ad aumentare quando il lavoro poi rimane comunque invariato? Non è che si creano delle onde, rimane invariato. Allora, noi andiamo ad aumentare il lavoro in questo punto perché andiamo a stringerlo in questo punto, perché la pigna sta facendo la punta. Quindi, facendo la punta e mantenendo sempre le 3 catenelle, il lavoro andava a fare questo movimento, no? Se noi qui non andiamo a creare un'apertura su questi due lati, il lavoro si attorcigliava così, si sarebbe accartocciato. Quindi, aumentando in questi due lati, e nel giro successivo aumenteremo ulteriormente, perché più diminuiscono gli archetti qui, cioè più la punta si crea, più la parte laterale deve aumentare. Quindi, come facciamo sempre, andiamo a creare la nostra maglia bassissima all'interno del nostro ventaglietto e andiamo a vedere un altro aumento. Questa riga, dove poi avremo solamente un archetto, in questa riga andiamo a formare ben 3 gruppi di archetti, e questi 3 gruppi vanno a formarsi all'interno di dove abbiamo fatto le maglie basse prima. Ok, faccio vedere. Quindi partiamo sempre con le 3 catenelle, una maglia bassa, una catenella, due maglie basse, due maglie alte, scusate, quindi 3 catenelle, una maglia alta, una catenella e due maglie alte, 3 catenelle per raggiungere gli archetti, sempre una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle e una maglia bassa, perché questo giro avrà solamente un archetto quasi finale. Ok, creiamo le nostre 3 catenelle per raggiungere le altre maglie, l'altro gruppo di ventaglietti. Una volta raggiunto questo gruppo, andremo a creare qua dentro un ventaglietto completo, qua un altro ventaglietto completo e qua un altro ventaglietto completo. Quindi andremo a formare 3 gruppi di ventaglietti completi. Quindi 1, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Non faremo una catenella di separazione fra i gruppi, quindi finito un gruppo ne cominciamo subito un altro. Una maglia alta, due maglie alte, una catenella, una maglia alta e due maglie alte. Questo è il secondo gruppo.
sempre senza fare la maglia bassa, partiamo col terzo gruppo. Una maglia alta, due maglie alte, una catenella, una maglia alta, due maglie alte e abbiamo finito il terzo gruppo. Avete visto che si è creato un altro aumento ancora. Ripeteremo sempre le nostre 3 catenelle, entreremo negli archetti, faremo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e all'interno di questi due ventagli andremo a creare altri 3 ventagli completi, un ventaglio completo qui, uno qui e uno qui. Quindi una maglia alta, ok, un'altra maglia alta, una catenella, una maglia alta, un'altra maglia alta e si è creato il primo ventaglio. Senza fare catenelle di separazione andiamo a creare un altro ventaglio, quindi una maglia alta, due maglie alte, una catenella, una maglia alta, due maglie alte, senza catenelle passiamo al terzo ventaglio, una maglia alta, due maglie alte, una catenella, una maglia alta, due maglie alte e abbiamo creato un altro gruppo di ventagli. Proseguiamo per tutto il giro così, dopodiché andremo a fare l'ultimo giro. Buon lavoro e ci vediamo alla fine del giro. Arrivati anche questa volta alla fine del giro, creiamo due coppie di ventaglietti interi, perché uno l'abbiamo creato alla partenza. Quindi entriamo con una maglia alta all'interno del ventaglietto, una, due maglie alte, una catenella, una, due maglie alte e questo è il primo ventaglietto intero. Ripeto, non facciamo la catenella di divisione in questo giro e partiamo subito col secondo ventaglietto. 1, 2, una catenella e 1, 2 e abbiamo terminato il secondo ventaglietto. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Questa qui è l'arrivo del penultimo giro. Allora, vediamo adesso come creare l'ultimo giro. L'ultimo giro avrà sempre 3 ventaglietti completi, però in questo caso avrà 2 catenelle per ogni ventaglietto completo. Quindi avremo un ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto. Per quanto riguarda invece la piglia non avrà più nessun archetto. Andremo a chiudere le 3 catenelle che facciamo di solito con una maglia bassa all'interno dell'ultimo archetto. Quindi vediamo subito come partire. Entriamo dentro l'archetto e facciamo la maglia bassissima, prepariamo 3 catenelle in alzata al posto di una maglia alta, poi rientriamo, facciamo una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso punto e andiamo a creare il primo ventaglietto di partenza. 3 catenelle e andiamo a inserire queste 3 catenelle con una maglia bassa all'interno dell'ultimo archetto, poiché altre 3 catenelle e passiamo ai ventaglietti successivi. Quindi abbiamo detto che ne dobbiamo creare 3 come questi sottostanti, solo che fra uno e l'altro avremo 2 catenelle. Quindi cosa faremo? Maglia alta all'interno del primo ventaglietto, quindi una maglia alta, due maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso posto. Dopodiché faremo 2 catenelle di divisione e nel secondo ventaglietto andremo a creare il ventaglietto successivo, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, faremo 2 catenelle di separazione. E nel terzo ventaglietto andiamo a creare un altro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ecco,
come potete vedere, questo è l'ultimo aumento che noi andremo a creare. Ve lo faccio vedere bene qui, questo è l'ultimo aumento, ok? E vi faccio vedere anche questo, anche se questo non è completo, però la pigna si è formata, ok? E abbiamo aperto anche i ventaglietti per dare la possibilità alla pigna di chiudersi, ok? Vi faccio vedere un altro pezzo, quindi sempre 3 catenelle, andremo nell'ultimo archetto a formare una maglia bassa, 3 catenelle, e andiamo nei ventaglietti successivi e creiamo i 3 ventaglietti con 2 catenelle di separazione fra un ventaglietto e l'altro. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso posto per il primo ventaglio, 2 catenelle di separazione, e il secondo ventaglio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso posto per il secondo ventaglio, 2 catenelle di separazione, terzo ventaglio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Perfetto, ok? Finiamo il giro, vi faccio vedere come si conclude anche questo giro, dopodiché passeremo a fare il bordo del sotto spalla, chiamiamolo così. Ok, finiamo questo giro intanto. Eccoci arrivati alla fine dell'ultimo giro, quindi 3 catenelle, maglia alta all'interno del primo archetto dove andiamo a formare un archetto completo, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ora facciamo 2 catenelle di separazione e nel secondo archetto andiamo a creare un altro archetto completo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, e con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio lavoro, scusate ma quando c'è la viscosa, ok, maglia bassissima, andiamo a concludere i nostri giri. Allora, vi faccio vedere il risultato, vedete la nostra pigna è completa. Allora, volevo precisare che sullo schema c'è un altro giro di maglie basse. Io non l'ho fatto il giro di maglie basse perché questo filato è talmente bello e morbido che secondo me realizzare delle maglie basse qua in fondo andava ad appesantire il lavoro, quindi io non l'ho creato. Siete liberissimi, a seconda del filato che utilizzate, di farlo, eh? Quindi ripeto, l'ultimo giro sullo schema è segnalato con delle maglie basse, su ogni catenella entrate e fate una maglia bassa. Allora, vediamo subito, chiudiamo il lavoro, quindi così facciamo passare il nostro gomitolo e tirando bene andiamo a chiudere il lavoro. Tagliamo una spanna almeno di filo, che è il filo che noi con l'ago poi dopo andremo, la codina che andremo a tirare dentro, in modo che non andiamo a nascondere. Quindi vediamo un attimino come si è creata la nostra canottiera. Eccola qua, perfetta, super colorata, con colori estivi, giallo, arancione, rosa, molto molto belli. Vedete che bellissimo questo bordo alla fine. Potete utilizzarlo anche per fare altre cose, non solamente questa canottiera, anche una gonna, fate una gonna e fate un bordo così alla fine, volendo potete fare anche un completo. Allora, adesso vi faccio vedere come rifinire tutta questa parte con maglia bassa, tutto questo, e poi dopo andiamo a creare le spalle. Le spalle le andremo a creare con la bisetta rumena. Ok, a tra poco. Perfetto, allora, terminato di realizzare il bordo, adesso vi faccio vedere come dobbiamo bordare tutta la parte alta in questo modo, con una semplicissima maglia bassa, che però va a rifinire un pochino il lavoro a rete, per non lasciarlo proprio così. Io parto generalmente dal sottobraccio, cioè dall'ascella, cioè, giusto per capirci, semplicemente
aggancio il filo in questo modo, prendo il filo doppio per una volta, dopodiché questo lo tengo e lo lavoro con il lavoro, lo tengo dentro con il lavoro, quindi tutto a maglia bassa, entro nella maglia bassa dell'archetto e dopodiché faccio 3 maglie basse perché sono 3 catenelle che noi abbiamo fatto per ogni archetto. Maglia bassa nella maglia bassa e 3 maglie basse. Senza entrare per ogni punto, non serve. Maglia bassa, in questo caso ne faccio solo una perché cominciamo ad avere gli aumenti praticamente della nostra manica. Maglia bassa nella maglia bassa e una catenella. Di una maglia bassa, scusate, tutte maglie basse sono. Maglia bassa, e così fate per tutto il contorno. Partendo dal sottoscella dovreste fare tutto il contorno senza mai staccare il filo. Una volta terminato questo, andiamo ad agganciare le nostre spalline. Io le ho già preparate. Sono praticamente fatte con la bisetta rumena. Bisetta rumena, io ho un video dove spiego come realizzare la bisetta rumena. Comunque trovate su internet tantissimi video su come realizzarla. Vi faccio vedere come le abbiamo agganciate. Praticamente nell'anello superiore, quello che si forma qua in alto, sia da una parte che da quell'altra, entrate in questo modo. Così la mettete doppia e con l'ago andate ad unire i punti della bisetta rumena. È semplicissimo, potete cucirlo come volete, intanto è giusto per agganciare la spallina. Le ho fatte circa 30-32 cm, poi come piace a voi, se volete lasciarla più scollata sul davanti, cioè questa parte tenerla più bassa verso il seno, oppure più accollata verso il collo, fatele della lunghezza che volete. Comunque semplicemente ve la faccio rivedere. La bisetta rumena è molto bella perché è un po' elasticizzata, però non si lascia andare, non è come la catenella normale. Ok, allora, intanto che vado avanti a lavorare, vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, è stato un pochino lungo, ma purtroppo per spiegare bene come realizzare la pigna ci vuole tempo, quindi preferisco fare qualche minuto in più, però essere sicuri che capite che cosa dovete fare. E se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella, così tutte le volte che pubblicherò un video sarete avvisati. Se volete visitare il mio sito internet è sempre sferuzzachetipassa.com. Siamo presenti anche su Instagram e su Facebook. Ecco, se realizzerete la vostra canottiera, se avete voglia, potete pubblicarla taggandomi o su Instagram o su Facebook, in modo da far sì che io vi veda e vi possa, insomma, ripubblicare, ecco, sul mio canale. Vi ringrazio tantissimo per la visione, e qualsiasi commento scrivetemi pure senza nessun problema, anche su WhatsApp se volete, intanto il numero lo trovate sempre sul mio sito internet. Un abbraccio forte, intanto io proseguo con il lavoro perché questa canottiera devo consegnare, quindi devo per forza terminarla. Vi ringrazio, un abbraccio grandissimo e buona giornata. Ciao ciao!